Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque. Via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Baltur espugna Faenza per 91-95 e mette in carniera la 15ª vittoria. 107 gennaio 2018, Di Marco Rabbone. Con un pubblico al seguito sempre al top, Baltur Basket espugna il Cattani di Faenza. Ed in questo frangente di campionato è l'unica formazione riuscita nell'impresa. Oltre a questa bella performance si deve aggiungere la 15ª vittoria per i centesi su 16 partite disputate. Dire rullo compressore non rendiamo bene l'idea. La partita finita, come dicevamo, 91-95 per i guercignani, i quali hanno sempre tenuto il timone del comando per i primi tre quarti. Infatti il punteggio è il seguente: 19-23 il primo quarto, 23-28 il secondo, 19-28 il terzo. Solo nell'ultimo quarto Baltur cede facendo avvicinare Faenza, ma il divario accumulato ha consentito comunque ai centesi di tenere a distanza di sicurezza i faentini, chiudendo la partita 91-95. Andiamo alla tabella dei giocatori. Per Faenza Velucci punti 24, Pagani 19 e l'ex Brighi 10 punti. Per Baltur Basket da registrare un roboante Seba con 36 punti e 34 di valutazione, poi Benfatto punti 21, valutazione 33, Rizzitello punti 19 e Chiera punti 11. Una partita che coach Giovanni Benedetto non ha preso sotto gamba, anzi alla vigilia chiedeva attenzione ai suoi ragazzi. Sentiamolo nel dopopartita, intervistato in esclusiva per noi di TC100 Web TV da Giovanni Fregni, che ringraziamo anche per la gentile concessione delle immagini di gioco. Era importante questa partita per noi perché veniva a giocare contro Faenza, che non aveva mai perso in casa e che aveva sempre fatto delle buone partite giocando a punteggi molto alti e giocando sempre molto bene. Vincere e quindi violare questo campo inviolato al giorno d'andata per noi è stato un colpo e abbiamo fatto una gran bella partita, una partita che probabilmente potevamo gestire meglio. A un certo punto si è alzato un po' il livello di intensità difensiva dei nostri avversari. Nel quarto quarto sono riusciti a rientrare perché hanno concesso qualche contatto di troppo, però poi l'esperienza, la capacità dei miei giocatori è stata importante per portarla fino in fondo e riuscire a violare, come ho detto prima, un campo difficile. Grazie. Dopo le parole di coach Giovanni Benedetto passiamo ai sorrisi di Adrian Chiera, di Lorenzo D'Alessandro e di Sebastian Vico. Dai un'analisi veloce di questa partita. Tosta, intensa, piena di emozioni, però alla fine siamo riusciti a spuntarla. Soddisfatti, no? Diciamo che è stata combattuta fino davvero alla fine. Combattuta. Abbiamo preso un gran vantaggio
terzo quarto. Terzo quarto, dopo comunque loro il quarto quarto hanno iniziato. Che... Sapevamo che hanno questi parziali, queste fiammate. Con molta energia a menare molto, gli altri magari a non fischiare tutti i falli invece di non sentire, però alla fine siamo riusciti, quindi contenti di quello. Soddisfatti su questo campo difficile? No, dai ragazzi. Vado a salutare mia figlia, dai. Juan porta le pizze questa settimana. Pizze, ragazzi. Pizze, sì. San Ambino, grazie. Ma va.